Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video. Questo è un video speciale perché dicembre è arrivato, è assolutamente iniziata, anzi già da un bel po', già con il Black Friday. Diciamo che anche io personalmente ho già fatto dei regali di Natale perché tutti quanti siamo cosa regalo, cosa regalo, cosa regalo, cosa regalo. È un tormento continuo fino al 25 di dicembre, ma per i ragazzi che devono fare un regalo alla fidanzata, per le ragazze che devono fare i regali ad un'amica, ad una mamma, ad una zia, ci penso io. Oggi vi dirò le mie 10 idee regalo. Ho cercato di raggruppare diverse tipologie di regalo, quindi non solo beauty, non solo make-up. Poi nel corso del video vi farò vedere, ma non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito. La prima idea regalo assolutamente non potevano essere delle palette. Ho diviso tra palette low cost e palette high cost. Per le palette low cost ho deciso di selezionare per voi assolutamente le palettine della Zoeva. Hanno un prezzo comunque basso rispetto alla qualità effettiva del prodotto. Io mi ci trovo strabene con queste palette, io le adoro. Innanzitutto preferisco in assoluto la Smoky, è bellissima, c'è una selezione di colori che io veramente almeno un ombretto di questa palette lo utilizzo sempre, è perfetta, è versatile, è stupenda, vedete quanto è bella. Non lo so, per me è veramente una palette che merita tantissimo e secondo me non ha avuto tutto questo successo, ma in realtà ne merita tantissimo, veramente, più di tantissime altre palette. Comunque il prezzo non è altissimo, appunto costano intorno ai 20 euro, ma la qualità è ottima. Seconda idea regalo invece sono delle palette occhi più high cost e assolutamente must have per le addicted di makeup, sono le Naked di Urban Decay. Facendo questo regalo veramente farete contenta sicuramente, ma sicuramente la persona che le riceverà. Sono un gioiellino, vi giuro, le adoro. Questa qui è la classica, cioè la Naked 1. Penso ce l'abbiano tutti e chi sta iniziando a truccarsi deve assolutamente averla. È proprio è il pezzo forte di una makeup collection. Io invece adoro questa qui, la Naked 3, perché ha una gamma di colori originale secondo me e soprattutto per chi ha gli occhi verdi è perfetta, io la utilizzo sempre, è bellissima. Queste qui costano intorno ai 50, mi sembra 50-60, però ne vale assolutamente la pena. Tipo di gioiellino tra virgolette in campo make up sono assolutamente i rossetti della MAC. Con questi non si sbaglia mai. Chiunque desidera almeno un rossetto della MAC. Se siete il fidanzato o l'amica, cercate di scoprire il colore preferito del destinatario del regalo e vi assicuro che non ne rimarrà delusa. Io adoro, tra quelli che ho, assolutamente il Relentlessly, strano, ma è bellissimo, è un fucsia barra rosso, è perfetto anche per il periodo natalizio, oppure il Ruby Woo che è un classico, il Russian Red che è un classico, più diciamo in tema natalizio. Costano intorno ai 20 euro, quindi non hanno un prezzo esagerato, ma vi assicuro che il destinatario non ne rimarrà assolutamente deluso. Un'altra idea regalo è un oggettino, un macchinario che io non posseggo ma è sulla mia wishlist da un po' di tempo ed è il Foreo Mini Luna. È un aggeggino per la pulizia del viso che lo trovate o sul loro sito, proprio su foreo.it o su Douglas o nei negozi Douglas. Comunque vi lascio giù nell'info box il link diretto a questi siti per poterlo magari acquistare. Anzi, ultimamente c'è anche uno sconto sul sito di Douglas, mi sembra il 25% di sconto. Comunque è un aggeggino che ultimamente è dappertutto, lo hanno tutti, lo desiderano tutti, ci sono tantissimi colori, tantissime misure, c'è cioè quello più grande, quello più piccolo, costicchia un po', con gli sconti si arriva a 100 euro oppure prezzo pieno sui 140, però è un gioiellino assolutamente anche quello e ormai è sulla bocca di tutti. È un prodotto che
sta spopolando tantissimo e secondo me è un'idea carina per Natale. Un altro prodotto che non ho qui purtroppo è una macchina fotografica che stampa le istantanee. Sto parlando della Instax Mini. C'è la Instax Mini 8, 9, comunque vi lascio giù nell'info box il link diretto per l'acquisto. Io l'ho trovata su Amazon ad un prezzo abbastanza abbordabile, costa sui 70-80 mi sembra. Ultimamente le istantanee stanno andando tantissimo. Io le stampo, devo dire la verità, non ho l'istantanea, però adoro comunque il formato delle istantanee, quindi mando a stamparle le foto che faccio magari dal telefono sulla Lalab, che è un sito appunto che stampa foto in formato istantaneo, no, in formato come le istantanee, non so come si dice. E le adoro tantissimo e secondo me è un'idea carina, ci sono tantissimi colori, c'è gialla, c'è azzurra, poi le cartine per stampare le fotografie sono di tantissimi colori, tantissime fantasie, quindi secondo me è un'idea molto carina e diciamo originale, diversa dal solito. Settima idea regalo è un prodotto che per chi è maniaca di ordine, vuole tutto sotto controllo, ha bisogno di scrivere tutto ciò che fa, tutto ciò che deve programmare. Secondo me è un'idea carina e sto parlando delle agende della Mr. Wonderful. Io queste qui mi sono follemente innamorata. Ci sono quelle lì che vanno da dicembre, scusatemi, da gennaio a dicembre, quindi quelle annuali, possono esserci quelle settimanali, quelle mensili. Ma è un'idea carina. Io ho ordinato questa qui che va da settembre a settembre. Vedete, mi è arrivata in questa scatola. Tutte arrivano in questa scatola, quindi è un'idea regalo bella interessante. Vedete, in questo modo e dentro trovate la vostra agenda. L'agenda in questione è questa. Io ho scelto questa qui giornaliera. È bella compatta. Ovviamente questa giornaliera è bella pesantuccia, quindi da portare in giro non è molto comoda, però ci sono quelle settimanali più piccole e più compatte, quindi da mettere magari in borsa, da portare sempre con sé. Dentro è bellissima, vi faccio vedere subito. Come si dice, diverse decorazioni troppo troppo carine per ogni mese, diverse decorazioni. Poi la cosa che mi piace tantissimo è che alla fine c'è questa sezione extra che voi girate dove trovate diverse liste da riempire, quindi proprio per le maniache dell'ordine, dell'organizzazione, cose che quest'anno non voglio perdere. Oppure tutte le spese sotto controllo, comunque diverse sezioni. E poi c'è quest'altra sezione che si chiama adesivi, dove voi avete tantissimi, tantissimi adesivi, veramente pagine e pagine di adesivi. È un'agenda ben organizzata, non costa tantissimo, poi comunque vi viene in questa scatolina molto molto carina e quindi l'ho trovato un'idea regalo molto interessante e originale, diciamo. Un'altra idea regalo possono essere le maschere, maschere viso, maschere per i capelli, per le mani, per le labbra. Da Sephora ce ne sono tantissime, proprio del marchio Sephora. Quelle che adoro io sono queste qui per il contorno occhi, sono buonissime, trovo che mi distendono tantissimo il contorno occhi. Sono nutrienti, poi ci sono diversi tipi di maschere in base alle vostre esigenze e sono una bellissima idea regalo perché si sa che noi donne amiamo curarci e prenderci cura di noi stesse, ma le maschere diciamo più belline da fare come regalo sono assolutamente queste qui di Tony Moly, vedete quanto sono carine proprio da vedere. Io questo qui è un set che ho trovato su Amazon, magari se lo trovo ve lo lascio giù nell'info box, che era un set che conteneva tutte le maschere della Tony Moly ad un prezzo molto conveniente, altrimenti le trovate sfuse, quindi pezzo per pezzo da Sephora, costicchiano, ma io le trovo molto valide, vedete quante sono carine, ci sono tutti questi decori, sono veramente una bella idea regalo.
Sono belle da vedere e sono anche qualitativamente buone. Ho pensato poi alle amanti della moda, dell'abbigliamento, ed un'idea carina potrebbe essere la carta regalo, le carte regalo di diversi negozi di abbigliamento, come ad esempio Zara. Immaginatevi che vi regalino una carta regalo da 100 euro, mettiamo, di Zara. Cioè, io sarei la persona più contenta del mondo. Entrare nel negozio e poter comprare tutto quello che voglio con questa carta regalo sarebbe un sogno. Comunque, la trovo un'idea carina, originale, e sicuramente con quella carta non si sbaglia regalo. Ultimissima idea regalo, non è un'idea molto scontata, ma ho pensato a dei biglietti dei concerti. Chi non vorrebbe ricevere il biglietto per andare a sentire il proprio artista preferito, la propria band preferita? A me piacerebbe tantissimo e credo anche a tantissime altre persone. Ad esempio, i miei concerti prossimi saranno quello di Jovanotti e quello dei miei amatissimi Negramaro. E l'ho trovata un'idea carina, tante persone sono appassionate di musica, di band, scovare artisti nuovi, quindi secondo me è un'idea sottovalutata, ma secondo me molto originale e apprezzabile da tantissime persone. Queste quindi erano le mie diverse idee regalo. Ho cercato di non essere troppo scontata, ma andare sui classici e più su cose nuove di tendenza un po' quest'anno. Fatemi sapere giù nei commenti quale idea regalo vi è piaciuta di più, quali sono le vostre idee regalo, così magari date qualche idea anche a me. Noi ci vediamo al prossimo video, se vi va iscrivetevi al canale perché arriveranno tantissimi nuovi video a tema natalizi, arriveranno i vlogmas, giuro farò i vlogmas verso metà mese, ma li farò. E nulla, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!